Tornava dopo molti anni, ma la città metropolitana di Napoli è stata subito assoluta protagonista, la BMTA, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che si è tenuta a Pestum e che ha messo insieme i principali attori del settore, provenienti da tutto il mondo per 4 giorni di esposizioni, visite e workshop con buyers internazionali, convegni e momenti di approfondimento per esperti, operatori, visitatori, mezzi di informazione. La proposta della città metropolitana di Napoli, presente con un proprio spazio espositivo, è stata accolta con grande entusiasmo perché nasceva da alcune intuizioni che si sono rivelate particolarmente interessanti. La città metropolitana di Napoli è in assoluto la città metropolitana più ricca di siti archeologici, forse addirittura del mondo. Questi scrigni di bellezze che ci provengono dal passato, noi abbiamo cercato di mettere assieme tutti gli attori principali che lavorano nell'ambito del turismo archeologico, convogliando e invitando tutti i direttori dei parchi archeologici della città metropolitana di Napoli, la sovrintendenza dei beni archeologici della città metropolitana di Napoli, Federalberghi, tutta l'offerta turistica e tutti gli attori principali di questa offerta, ognuno di loro per la propria parte. La propria parte l'ha fatta sicuramente il parco archeologico dei Campi Flegrei, che ha accolto dal primo momento l'input della città metropolitana di costruire una proposta integrata del patrimonio archeologico dell'intera area per favorire lo sviluppo diffuso del territorio. Stiamo parlando del più alto concentrato di archeologia, e mi verrebbe da dire che archeologia, che esista sostanzialmente al mondo, ce ne sono molti altri contesti, ma dove si trova un'offerta così variegata che accompagna Pompei, Ercolano e, permettetemi ovviamente, i Campi Flegrei? Dove troviamo a pochi chilometri di distanza il profumo della grecità con Cuma, la sua antichità, la più antica colonia del Mediterraneo occidentale, colonia greca? Ovviamente troviamo la romanità fatta dei commerci dell'antica Puteoli e della bellezza, la dolce vita dell'antica Baia. Troviamo un museo strepitoso come quel museo archeologico dei Campi Flegrei, conservato e ospitato dentro un castello, quindi un luogo splendido di per sé. E troviamo l'eccezionale dell'eccezionale nel parco sommerso di Baia, la sublimazione di questa esperienza dove l'archeologia diventa esperienza, ci si immerge per incontrare queste memorie. Beh, tutte insieme sono una strepitosa macchina che ha bisogno solo di essere raccontata, di migliorare i servizi, il pubblico cerca di servizi di qualità, e di costruire quelle condizioni che non sono prettamente archeologiche, infrastrutture, viabilità, modo per arrivare, che possa condurre il pubblico verso quella che è un'esperienza di cui sicuramente hanno bisogno. Per sviluppare dunque una proposta integrata occorre implementare servizi, soprattutto verso i siti ancora poco conosciuti, ma non di minor pregio storico, artistico e culturale, creando un network tra tutti i soggetti coinvolti. Il focus che noi accendiamo oggi con questa borsa del turismo archeologico è sicuramente sui siti minori, perché tutti conosciamo Pompei, tutti conosciamo Ercolano, la villa di Pompea degli scavi di Oplontis, ma pochi conoscono le ville di Stabia, pochi conoscono il parco archeologico sommerso di Baia, pochi conoscono l'Iternum, dove c'è la tomba di Scipione l'Africano. E allora questi luoghi hanno bisogno di vivere di turismo, e quindi noi vogliamo creare un indotto anche intorno a questi luoghi, collegando tra di loro anche chi offre turismo, chi fa accoglienza. Anche per questo all'interno dello stand della città metropolitana di Napoli ci sarà Federalberghi Costa del Vesuvio, ci sono le Umpli, la Proloco è il primo ente di promozione territoriale, storicamente si occupa di questo, e noi li avremo presenti perché abbiamo un piede nella tradizione e l'altro nel futuro. Da quest'anno, con l'accordo siglato e la sinergia messa in campo con la città metropolitana attraverso e grazie al consigliere Cirillo, instancabile ed infaticabile, noi siamo stati qui presenti allo stand dell'ente provinciale con tanti presidenti di Proloco, volontari di servizio civile, tanto il materiale distribuito, tante le richieste per visite, domande di come fossero organizzati alcuni percorsi, null'altro che la riscoperta di sentieri nascosti, di siti archeologici minori, tra l'altro i paesi che hanno la fortuna di ospitare questi siti come Poggio Marino, come Striano,
hanno le Proloco, anche Villa Augustea di Somma Vesuviana, che è considerato un sito archeologico minore. Il nostro compito, dovere, mission è quello di trasferire queste notizie, questi dati, ma soprattutto queste bellezze a quelli che sono i turisti e, perché no, anche ai cittadini locali, perché in tanti, ahimè, purtroppo non hanno visitato queste bellezze. L'idea dunque cardine è stata quella di partire dai grandi attrattori culturali, dai siti mainstream, per promuovere e valorizzare al meglio tutte le aree archeologiche presenti sul territorio. Un'idea che è stata portata dalla città metropolitana in diversi momenti, con il consigliere Cirillo che ha preso parte a numerosi workshop in programma nel palinsesto di approfondimento della borsa, raccogliendo intorno a essa un consenso pressoché unanime. Ringrazio fortemente la città metropolitana, in particolare il consigliere delegato Enzo Cirillo, per aver voluto questa partecipazione, una partecipazione che ritorna dopo un po' di anni, ma soprattutto una partecipazione ricca di contenuti, non solo con uno spazio espositivo ma anche con una proposizione di iniziative nell'ambito del programma della borsa. La città metropolitana di Napoli ha un potenziale, veramente una grande bellezza diffusa sul territorio metropolitano, sia lungo la costa ma soprattutto anche nelle aree interne, alle pendici del Vesuvio, nell'area Fregrea e quant'altro ancora. Veramente un museo a cielo aperto di identità, di tradizioni, di offerta culturale straordinaria, e quindi avere l'attenzione degli amministratori e anche della struttura, questo è un motivo anche di gratificazione per la BMTA di Pessum, perché trova anche la collaborazione preziosa dei protagonisti che sono all'interno della regione Campania.